Ben ritrovati amici di Android.net e quest'oggi abbiamo tra le mani Xiaomi Redmi Note 3. Fratello maggiore del Note 2 che era uscito poco tempo fa, è nato dall'esigenza della casa cinese di andare a cambiare radicalmente il design. Ne sarà valsa la pena? Beh, scopriamolo insieme. Xiaomi Redmi Note 3, nonostante come hardware sia praticamente identico a Redmi Note 2, è una duplice e importante novità per Xiaomi. Parliamo infatti del loro primo smartphone in metallo, oltre che il primo con lettore di impronte digitali. E il tentativo è ben riuscito, parliamoci chiaro. Il metallo utilizzato è ben rifinito e piacevole al tatto, anche se leggermente scivoloso, complici anche le dimensioni notevoli di 150x76x8,7 mm, nelle quali il peso di 164 grammi è ben distribuito e per nulla eccessivo per il polso. L'unico vero contro a mio parere è il design, un po' anonimo e simile per esempio a Meizu Pro 5, per non tirare in ballo la mela. Avrei preferito continuare a vedere un design un po' più squadrato che aveva accompagnato la linea Redmi e quella di Mi 4i e Mi 4C nel 2015, sicuramente migliore come grip. La disposizione dei tasti è comunque comoda, con pulsante accensione e bilanciere del volume a destra, rigorosamente in metallo, porta micro USB e microfono di chiamata sul fondo, carrellino delle SIM a sinistra e jack da 3,5 mm con microfono secondario e telecomando infrarossi in alto, ma anche il lettore di impronte, che per inciso è preciso ma non fulmineo, è in un'ottima posizione sul retro per permettere di sbloccare il dispositivo appena lo si estrae dalla tasca, mentre al di sopra c'è la fotocamera da 13 megapixel con doppio flash LED a 2 tonalità di temperatura. Rimanendo sul retro, in basso troviamo il logo Mi e la griglia dell'altoparlante di sistema che è mono, con un piccolo rialzamento che serve a poco nella banda in policarbonato inferiore, anch'essa come quella superiore di buona fattura e in contrasto con il metallo. Se ci giriamo sul fronte troviamo invece la capsula audio di chiamata, la fotocamera frontale da 5 megapixel, i sensori di luminosità e ambientale e di prossimità e un LED di notifica multicolore sulla parte alta, mentre i tre tasti fisici retroilluminati di bianco sono sotto al display. Come vi accennavo, l'hardware è praticamente identico a quello di Redmi Note 2, con processore MediaTek Helio X10 a 2 GHz e GPU PowerVR G6200 come cuore pulsante, mentre la memoria è da 16 o 32 GB con la RAM rispettivamente da 2 o 3 GB. Insomma, al solito la scelta migliore conoscendo MIUI è spendere qualche soldino in più e avere più RAM. Connettività completissima in tutto e per tutto con la sua radio FM integrata e il sensore infrarossi. Anzi no, dato che Xiaomi si mantiene sulla linea anti-NFC e beh, manca la banda 20 dell'LTE come al solito. Anche per la geolocalizzazione tutto è regolare, un po' lenta nel fix iniziale ma poi sempre precisa e accurata sia a piedi che in auto. Il vero salto in avanti hardware di Xiaomi Redmi Note 3 sta comunque nella batteria, ben 4000 mAh che come vedremo dopo si fanno valere. Ed eccoci alla fine alla parte più importante e più attesa, cioè la parte come va, come non va. Ovviamente se siete amanti dei numeri e volete un po' di statistiche diciamo tra virgolette oggettive, ci sono tutti i risultati dei benchmark che abbiamo svolto nella recensione scritta come al solito, che potete trovare o nelle schede di YouTube qui in alto oppure in descrizione del video qui sotto. Ma andiamo a vedere sul campo come si comporta Redmi Note 3. I colori sono vividi e ben riprodotti, ma il bianco non brilla eccessivamente, mentre invece il nero di nero ha veramente ben poco, dato che sembra quasi un blu scuro. Insomma, non aspettatevi un display perfettamente calibrato, ma d'altronde, vista la fascia di prezzo in cui ci troviamo, il display è assolutamente ottimo, specialmente contando gli angoli visuali buoni, la luminosità minima e massima adeguate ad ogni situazione e soprattutto il supporto ai 10 tocchi contemporanei, che è una chicca veramente da non sottovalutare in questa categoria. Se aggiungiamo che il touch è sempre reattivo e ben funzionante e il vetro protettivo è discretamente olofobico, beh, l'esperienza visiva tutto sommato è piacevole sotto ogni punto di vista. Mettiamo però da parte l'hardware e parliamo di software. Android 5.0.2 Lollipop, ovviamente nella veste di MIUI 7.1. La ROM che ho testato è al solito quella stabile e ufficiale, nella quale non c'è l'italiano, ma se avete voglia di smanettare un attimino ci sono le ROM multilingua non ufficiali che potete flashare. Il sistema MIUI per il resto è sempre il solito. Niente drawer e tutte le applicazioni disposte nella home, animazioni personalizzate molto belle e ovunque presenti, estrema personalizzazione con il vasto negozio di temi. Il pannello delle notifiche è separato da quello delle impostazioni rapide da uno swipe laterale e i quick toggle sono veramente tantissimi, dal controllo musicale alla torcia, passando per l'hotspot, per controllare veramente ogni aspetto di Xiaomi Redmi Note 3 da qui. Ma ovviamente le funzioni non finiscono qui, entrando nelle impostazioni troviamo tante cose aggiuntive. Controllo delle notifiche flottanti nella lock screen, calibrazione del display e modalità lettura per la sera, modalità non disturbare, modalità light per i più anziani o modalità bambino per i più piccini. MIUI è un'esperienza che si adatta a tutti, anche se avete le mani piccole,
con la modalità ad una mano attivabile con un semplice swipe sui tasti fisici e regolabile per dimensione. Tasti che potete comunque personalizzare per funzioni su pressione prolungata e oltre a tante funzioni integrate troviamo una suite di app completissima, con qualche servizio cinese di troppo nella versione ufficiale cinese di MIUI che però quando uscirà la ROM globale non vedremo più. Insomma, lettore video che supporta tutti i codec audio e video, file manager integrato, registratore vocale, client mail, calcolatrice, bussola, radio o telecomando per la TV saranno nella vostra tasca fin dalla prima accensione. Ed eccoci alla fine alla parte più importante e più attesa, cioè la parte come va, come non va. Ovviamente se siete amanti dei numeri e volete un po' di statistiche, diciamo, tra virgolette, oggettive, ci sono tutti i risultati dei benchmark che abbiamo svolto nella recensione scritta, come al solito, che potete trovare o nelle schede di YouTube qui in alto oppure in descrizione del video qui sotto. Ma andiamo a vedere sul campo come si comporta Redmi Note 3. Purtroppo, mettendo da parte i benchmark, il sistema non ha delle performance sempre reattive, o perlomeno non le ha avute nella mia versione da 2 GB di RAM, e anzi mi è sembrato a volte leggermente inferiore al fratello minore Redmi Note 2. Per capirci, con uso leggero non avrete di sicuro nessun problema di rallentamenti nell'uso generale, ma appena si inizia a spremere un po' di più il processore e la memoria, ho notato sporadici rallentamenti che ogni tanto hanno portato a caricamenti di qualche secondo per tornare alla home, oppure addirittura a dei freeze del dispositivo. Un altro problema che ho riscontrato è nella gestione delle app aperte, dato che spesso e volentieri se tornavo alla home da un'app pesante come Real Racing e poi tornavo all'app dopo una trentina di secondi, il gioco si ricaricava da capo perché era già stato chiuso. A parte questo, comunque, nell'uso di tutti i giorni, come ad esempio nella navigazione su siti web con Chrome, si comporta molto bene sia sui siti leggeri come il nostro, sia su siti ben più pesanti come Repubblica.it e modalità desktop. Nel mentre che si carica Real Racing e vediamo un po' i tempi di caricamento, vi parlo della ricezione. Manca la banda 20 come vi ho detto all'inizio, dunque se siete clienti Wind oppure di altri operatori fuori città avrete problemi a prendere il 4G. Per il resto invece il 3G prende sempre molto molto bene. Il vero problema è che all'accensione ci mette un po' ad andare ad attivare le connessioni, dunque sia il wifi che la connessione dati richiedono un 30 secondi, a volte anche un minuto, che sono un po' fastidiosi se dovete fare subito qualcosa col terminale. Un altro problema che ho trovato è che se passate da una rete wifi, uscite di casa, passate alla rete mobile e poi tornate in casa, a volte non va a riconnettersi automaticamente, ma dovrete andare nelle impostazioni del wifi e connettervi manualmente nuovamente alla rete. Dunque allunga un po' i tempi, dà un po' fastidio questa cosa, non è che sia inusabile, ma spero che risolvano con un aggiornamento software. Ed eccoci qui con Real Racing 3, ma mentre guardate le immagini di gioco devo farvi una distinzione. Questo perché con lo smartphone in modalità standard i cali di framerate sono molti ed evidenti, specialmente su gare con molte auto coinvolte. Se invece attiviamo la modalità performance ci sono comunque sporadici cali di framerate, ma l'esperienza è molto più godibile. Ma il prezzo da pagare è un po' di surriscaldamento dopo qualche gara, surriscaldamento comunque non eccessivamente problematico. Insomma, per evitare problemi con il corpo in metallo, Xiaomi ha deciso di tenere a freno l'hardware. Parliamo poi della fotocamera, unità da 13 megapixel f2.2 che però ha qualche problema software. Eh sì, perché dopo un aggiornamento di MIUI ha iniziato a non funzionare quasi 9 volte su 10 con la dicitura can't connect to camera o con un crash improvviso. Comunque è un problema che verrà di sicuro risolto al più presto e vediamo invece la qualità degli scatti. I colori sono sempre naturali e la qualità dei dettagli è molto buona per la fascia di prezzo, con la tendenza a catturare un po' di rumore quando la luce non è perfetta, ma senza alcun tipo di altro problema. La cosa che mi ha davvero stupito di Redmi Note 3 è la modalità HDR, veramente calibrata perfettamente e in grado di rendere colori vividi al punto giusto, non troppo saturati ma bellissimi da vedere. Anche di notte gli scatti mi hanno lasciato convinto abbastanza, certo il rumore c'è e si vede bene, ma il risultato finale a mio parere è superiore a molti concorrenti di questa fascia. Anche la registrazione video, che arriva fino a 1080p con messa a fuoco costante, si mantiene con un livello di qualità sul livello degli scatti, un po' rumorosa ma dai buoni colori e stabilizzata digitalmente abbastanza bene. Vi ricordo comunque che trovate tutti gli scatti e il video di prova nella recensione scritta, link nelle schede di YouTube qui in alto oppure nella descrizione del video. Per finire con la multimedialità abbiamo il comparto video che legge qualsiasi tipo di codec con il lettore integrato di MIUI, invece il comparto audio mi ha un po' deluso perché lo speaker mono che è qui al centro della griglia non ha un volume molto alto per partire e a parte questo ha proprio un suono parecchio ovattato che non mi ha convinto in nessun tipo di riproduzione dai giochi alla musica. Tra l'altro se appoggiamo poi lo smartphone al tavolo la situazione peggiora ancora perché il piccolo rialzamento che c'è sulla scocca inferiore non serve praticamente a nulla e dunque il suono ne degrada ancora ulteriormente. Comunque sentite voi stessi.
Comunque, dopo averlo sgridato così tanto, abbiamo anche un aspetto molto positivo dalla sua parte, e cioè la batteria 4000 mAh, come dicevo all'inizio, che si fanno veramente sentire. Sono arrivato ogni sera, dopo cena e tranquillamente anche a notte, prima di andare a letto, con della carica residua e con un uso molto intenso. Sono arrivato anche a più di 5 ore di display attivo, dunque veramente molto buona l'autonomia. Certo, c'è di meglio, come ad esempio Zuck Z1, che mi portava a fare 2 giorni, ma non dovrete mai ricaricarlo a metà giornata, qualsiasi uso ne facciate. Ho giocato anche per un'ora e di più a Real Racing 3 in una giornata, e comunque sono arrivato a sera senza problemi. Dunque, da questo punto di vista, non vi lascerà mai a piedi Redmi Note 3. Ed eccoci alla fine di questa recensione, andiamo a dire cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto di questo Redmi Note 3. Mi sono piaciuti i materiali, veramente un ottimo primo tentativo di approcciarsi al metallo da parte di Xiaomi. Mi è piaciuta poi la fotocamera, che con l'HDR garantisce dei colori veramente fantastici, e l'autonomia, che non vi lascerà mai a secco a metà giornata. Non mi è piaciuto invece la fluidità di sistema, che abbiamo visto essere un po' scattosa molte volte, il gaming che ha dei notevoli problemi se non mettiamo modalità performance, e anche lì comunque non si risolve tutto e presenta comunque dei lag vistosi. E non mi è piaciuto l'audio dallo speaker di sistema, che abbiamo visto è troppo ovattato e non è molto buono per la riproduzione dei contenuti multimediali. Comunque potete trovare questo Xiaomi Redmi Note 3 a 205 o 240 euro su honorbuy.it, dipende dalla versione che volete acquistare, 16 o 32 giga di memoria. Ringraziamo ovviamente Honorbuy per avercelo mandato, e anzi mi scuso con loro e con voi per il ritardo nella recensione, ma purtroppo c'erano gli esami all'università. Combinare tutto è sempre un po' difficile. Comunque, questo Xiaomi Redmi Note 3 lo consiglio o meno? Beh, sinceramente, se non siete patiti del metallo e se non avete questa grande esigenza di avere il lettore di impronte digitali, secondo me risparmiare qualcosina e andare sul Redmi Note 2 forse è meglio, perché anche a performance mi era sembrato leggermente più scattante. C'è poi anche lo Xiaomi Redmi Note 3 Pro, che probabilmente hanno fatto per sopperire a questi problemi che abbiamo visto di fluidità del sistema. Cercheremo di metterci le mani il prima possibile e dirvi quali sono le differenze e se consigliamo l'uno o l'altro. Per il momento spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un bel like qui sotto, commentate per qualsiasi cosa e iscrivetevi al canale, nonché seguirci su blog, social e tutte le cose, e condividere con i vostri amici se volete aiutarci a crescere un pochettino. Vi ringraziamo come sempre per il vostro sostegno e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Un saluto da Alberto per tuttoandroid.net.